Canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri, ma c'è. Να περάσουμε λίγο στην καταληκτήρια φάση αυτού του φεστιβάλ μας. Noi concludiamo oggi questo festival che c'è questo così tanto impegno da un anno con l'opera della scuola italiana, delle medie della scuola italiana. Το καταληκτήριο έργο του φεστιβάλ μας θα είναι το έργο που ετοίμασε το γυμνάσιο της Ιταλικής Σχολής. Ο κύριος Σαλβατόρε Βιάτζο είναι ο ηθήνων νους και αυτός που τους οδήγησε για όλο αυτό που θα δούμε. Τρεις λέξεις μόνο από τον ίδιο για την υπόθεση του έργου, για να καταλάβει και το ελληνικό κοινό, γιατί θα είναι στα ιταλικά το κείμενο. Buongiorno a tutti, grazie. Allora, sarò molto breve e soprattutto non vi svelerò se non pochissimo di questa commedia semiscientifica, semiseria su terra, pianeti e altre faccende scientifiche. È una commedia, sì, semiseria, che appunto che dopo tratterà dei fatti importanti, cioè su come le verità scientifiche spesso nei secoli, se non sempre, sono state perseguitate, sono state confutate, sono state umiliate, derise, qualche volta condannate a morte. Vedo che la storia dopo 500 anni dalla vicenda di Galileo non è cambiata, i fatti si ripetono, la storia spesso non ci insegna niente, lo dico con grande amarezza. Di cosa parliamo? Come si chiama? Salviamo Galileo. Dei ragazzi di oggi decidono di salvarlo. Come? Con quale modalità? Lo scoprirete durante questa piccola recita, chiamiamola così. Quindi non vi svelerò niente altro. Grazie mille. Λοιπόν, το έργο κεντρικό άξονα έχει τις επιστημονικές ανακαλύψεις που πολύ συχνά έτυχαν λιδωριών, τις έχουν καταγελάσει, κατηγορήσει και πολλούς από αυτούς, όπως στην περίπτωση του Γαλιλαίου, έφτασαν και στα χειρότερα. Βέβαια, εντάξει, το άλλαξε κάπως αυτός. Δεν θα πει τίποτε σε ό,τι αφορά αυτό. Το έργο είναι να σώσουμε τον Γαλιλαίο. Τα παιδιά του σήμερα προσπαθούν να επέμβουν στην ιστορία και να σώσουν τον Γαλιλαίο από αυτό που θα μπορούσε να του είχε συμβεί στη διάρκεια της ιστορίας. Το υπόλοιπο θα εξελιχθεί εδώ επί σκηνής. Ευχαριστούμε. Ci siamo. Maria Rossi? Sfortunatamente presente.
Celeste Platonis, Ioanna Pitagora, Capodistria. Ci sono. Capodistria, sì, ci sei, ma qui manca la dichiarazione Covid. Ogni buono. Cioè, hai rotto più possibile. Vai da Catalina in aula Covid, vai. Dunque, ragazzi, oggi continueremo ancora a parlare di Galileo Galilei. Ancora, che voglia. E silenzio raggiunge un fondo. Allora, come abbiamo già visto, Galileo Galilei era un grande scienziato vissuto tra il 500 e il 600. Chi è che si ricorda una delle sue più grandi scoperte? Prego. Ha creato il metodo scientifico. Benissimo. E quali sono le quattro fasi fondamentali di questo metodo? Prego. Osservazione, ipotesi, verifica sperimentale, teoria. Benissimo. Cos'altro ha scoperto il nostro Galileo? Ha modificato il cannocchiale inventato da un olandese e l'ha reso più potente. E ha osservato i mari e le montagne della Luna. Sì, e per vederne le camere da letto dei vicini. È stato anche uno dei primi ad avvistare una supernova. Sì, e anche il supermercato in fondo alla strada. Papuzzacchi e Rossi, basta con queste ironie da quattro soldi. Cinque, bro. E voi ragazzi bravi avete risposto molto bene, ma non dimentichiamo che Galileo è noto soprattutto per la teoria eliocentrica, in base alla quale è il Sole al centro del Sistema Solare e non la Terra, e tutti i pianeti girano intorno ad esso. Sì, sì, brave, girate le vostre teste vuote. Va detto che Galileo riprendeva e dimostrava in modo scientifico le teorie di Copernico e Keplero, ma anche molto tempo prima qualcuno aveva già iniziato a ipotizzare che la Terra girasse intorno al Sole. Sì, proprio erano stati l'astronomo Aristarco, vissuto nel III secolo avanti Cristo, e anche la filosofa e astronoma Ipazia, vissuto nel Alessandro d'Egitto, 500 anni dopo. Purtroppo Ipazia toccò una brutta fine, uccisa dai cristiani fanatici ed estremisti. Fu davvero una grande donna. Sono d'accordo. E inoltre Ipazia, come anche Galileo, ebbe il coraggio di andare contro la Bibbia, dove invece veniva detto che il Sole girava intorno alla Terra. In pratica la Bibbia seguiva la teoria tolemaica, in base alla quale attorno alla Terra ruotavano tutti i pianeti e le stelle. E proprio perché Galileo confutava queste teorie è stato portato a processo dalla Santa Inquisizione. A proposito, chi è che si ricorda cos'era la Santa Inquisizione? Prego. Era un'istituzione della Chiesa che puniva e giudicava gli eretici. E costrinse Galileo a rinnegare il Cedè, ma devo dire proprio... Che ingiustizia! Sì, davvero. Che cattivi ignoranti! Ma hanno fatto bene a condannarlo, il saputello. Sì, sì, hanno fatto bene. Ma cosa dici? Sembra fa quella controcorrente! Non ti parla, quello che fa sempre le capire dei professori. Tu sembra disturbare tutti. Sì, io disturbi tutti. Per la prossima settimana dovete fare una ricerca su Galileo e la rivoluzione scientifica. Sì, tanto la faccio sicuro. Maestra, posso? Maestra, ma questa è la campana del primo o del secondo atto? Maestra, posso? Una pizza e un'acqua? 2 euro. La paghi domani e dai, ci mangiamo. Dove lasci gli altri? 50 centesimi, grazie. Quella papuzzacca è proprio insopportabile, mi fa venire il sangue al cervello di volta. Sì, davvero, hai ragione. Sempre a farla a bastian contrario. Vorrei vedere lei al tempo di Galileo a far tanto la ribelle. La prendevano, la sbattevano in galera e buttavano via la chiave. Hai ragione. Oggi abbiamo libertà di parola, di pensiero e a dir la verità anche di stupidità. Ciò che ci passa per la mente lo possiamo dire, anche le più grandi stupidaggini. E invece uno come Galileo, che diceva semplicemente la verità, ciò che sperimentava, cosa doveva patire? Accuse, umiliazioni, processi. Oh raga, non so proprio voi, ma questa statica io mi fa venire una rabbia che non avete idea. Chi lo dici? Una delle più grandi ingiustizie della storia. Ma che poi diciamoci, ma che gliene fregava a loro se la terra girava intorno al sole? Tanto papa, vescovi, cardinali rimanevano sempre al loro posto, esattamente come ora. Sì, hai ragione. Il punto è
che bastava veramente poco e si finivano siti sul rogo, oppure torturati e serviziati dagli inquisitori. Non mi ci fa pensare. Una volta sono stato al museo della tortura e non avete proprio idea di che strumenti c'erano. C'erano punti, c'erano spilloni, ruote, armi, tutto, perfino la Vergine di Norimberga. La Vergine di che? Una specie di sarcofago con delle punte affumicate di ferro dentro. Ti ci chiudevano e ti vedevano scuola pasta. Ma no, quello sembra non sia mai esistito. E tu come lo sai? Hai fatto l'inquisitore? Sei andato proprio a questo museo? Sì, ero venuto, voglia di bruciare pure te. Via, piromane, indietro! Sì, ragazzi! Ma allora, avete fame? Volete mettervi voi a cucinare? No. E te, cecco, dammi subito quell'aggeggio. Ecco che lo cercavo e non lo trovavo. Oh, cecco, sei sempre il solito, vero? Aspettetela, altrimenti faccio il barbecue anche per voi. Via! Dai, via. Su, piantatela voi, vedete qui che ho portato la merenda. Allora, come va con la ricerca? Vedo che vi sta prendendo questo argomento. Vi ricordo che quando ero giovane anch'io come voi... Sì, mamma, lo sappiamo. Eri compagno di classe di Galileo. Ora, per favore, vorremmo continuare la nostra ricerca. Sempre i soldi questi figli, irriconoscenti e indisponenti. Ti ricordo che anche il tuo bisnonno era un grande scienziato. Anche se un po' incompreso, ha scritto tanti libri di fisica, soprattutto sulla meccanica quantistica, universi paralleli e sliding doors. Oh mamma, basta con queste cose astruse! È già tanto se capiamo il teorema di Pitagora! Generazione persa senza speranza. Vedo che anche tua mamma è allineata alla mia. Già, questi boomer sempre con la stessa storia. Quando ero giovane, quando avevo la tua età... Si sentono giovani? Però sua mamma va in vaniglia, addio. Concordo. Sì, quello dà il suo meglio, per il resto lasciamo stare. Oh, però te, proprio una bella collezione di libri. Anche parecchio vecchi davanti a me. Aristarco, Plutonio, da Luca. Sa, lui dove si trova? Ma che ne so, ma chi li ha letti quei libri? Ok. Beh, raga, riprendiamo. Selene, tu stai scrivendo tutto? Sì, sì. Mi raccomando, fai attenzione a quello che scrivi, sennò poi lo sapete come fa la prof. Luca. Umamami! Ancora! Ma che scrivete? Non se ne può più! Però, raga, a parte gli scherzi, se io potessi andare indietro nel tempo, ci andrei e lo salverei per me. E poi umilierei tutti gli inquisitori, facendo loro vedere foto e video del sistema solare. Ma vedrai che appena vedo la foto e video ci scambiano per diavoletti e ci sbattono in prigione pure a noi. Sì, però non vorreste lasciarle a bocca aperta quando vedranno queste immagini e i video... Dai, ma che fai? Stai fermo! Se lo scambiamo mi strilla per una settimana! Guardate qui cos'è caduto! Ma... questo è un orologio e non sembra uno normale. Cioè, guardami il cadente, sembra indichi anni, secoli e pure millenni. E questi sembrano gradi, primi e secondi. Vuoi vedere che servono per le coordinate geografiche? Ma scusa, Cecco, ma chi era tuo nonno? Ma non lo so! Mamma dice sempre che era un genio, sempre immerso nel suo laboratorio e nei libri, ma che nessuno gli dava molta retta. Era un mezzo genio, mezzo incompreso. E se provassimo a mettere la data del processo di Galileo, secondo me succederebbe? Ma tu sei tutta matta, Selene. Ma cosa pensi? Che l'orologio sia una macchina del tempo? Ma fammi il piacere. No, Selene ha ragione. Possiamo provarci. Se ci riusciamo, possiamo farci un giro nel tempo e perfino nello spazio. Selene, sai quando è stato il processo di Galileo? Da maggio a giugno 1633. Raga, vi è fuso totalmente il cervello. Lascia fare questo cipollotto, ok? Ah, sai anche quando le coordinate di Roma umiliano con il Vaticano? No, ma posso cercare. Anche okay. Se non credo che saranno molto esatte. Però vabbè, proviamo. Sì. Allora. Ci sei? Sì. Latitudine. Ok. 41 gradi. Sì. 54 primi. Sì. E 39 secondi nord.
Ok. Longitudine? Ok. 12 gradi? 12, un attimo, 12, ok? 28 primi? 28, sì. E 54 est? 54? 54 secondi. Sì, ecco, sta succedendo nulla. Cosa? Rivoluzione! Rivoluzione! Rivoluzione!
possiamo chiedere delle informazioni? Signora, punge punge, voglio, non mi buttate, che mi fa girare a capo come il sole gira attorno alla terra. Ma ci sa dire per caso la strada per Roma? Ma vedete che la strada? Voi andate dritto, poi al bivio fate una rotazione a sinistra. Attenti, le strade non sono tanto sicure, però voglio, ma come siete vestiti? Se vi vedo dei guardi spagnoli mi metto di sicuro in prigione. Vi do un consiglio, visto che andate a Roma, vestitevi da pellegrini e dite che andate a visitare San Pietro. Grazie, grazie signora. Buongiorno a tutti. State per buon. Oh, guardate la giù, raga. Qualcuno ha preso dei panni, possiamo andare a vedere se c'è qualcosa accanto a noi. Perché no? Eminentissimi e reverendissimi cardinali e inquisitori, siamo qui oggi riuniti per giudicare Galileo, figlio di Vincenzo Galileo di Fiorenza, il quale ha tenuto come vera la falsa dottrina copernicana che il Sole sia al centro dell'universo e non la Terra. Che venga fatto entrare l'imputato. Inginocchiati in segno di penitenza. Prendi le sacre scritture e presentati davanti a questa sacra congregazione. Io, Galileo, figlio di Vincenzo Galileo, d'età d'anni 70, sono qui, al vostro cospetto, perché denunciato dal Santo Uffizio per quanto detto nella mia opera, Il dialogo dei due massimi sistemi. Tolemaico e Copernicano. Tu, Galileo, confessi dunque di aver sostenuto la falsa opinione che la Terra gira attorno al Sole? Tale dottrina è contraria alle Sacre Scritture ed è ritenuta falsa ed eretica dalla Santa Madre Chiesa. Le opere di Niccolò Copernico che la sostengono sono state messe all'indice già da tempo. Cosa hai da dire in tua discolpa? Ma io veramente... ho solo detto ciò che la natura mi ha mostrato. Non voglio andare contro la Santa Madre Chiesa. Dio mi ha dato l'intelletto e io voglio solo utilizzarlo nel miglior modo possibile. Ma non per dire eresie. Il tuo intelletto, la tua scienza, mai possono andare contro le verità dette nelle Sacre Scritture. Ma la Bibbia non è un'opera di scienza, ma un'opera di fede. Niente di ciò che ho detto è in contraddizione con quanto creato da Dio. Eminentissimo cardinale, mi sembra chiaro che sto qua è proprio decoccio. Non ci sta niente da fare. Bisogna procedere. Hai ragione, ci sta niente da fare. Procediamo. Tu, Vincenzo, figlio di Galileo. No, Galileo, figlio di Vincenzo. Tu, Galileo, figlio di... No, Galileo, Galilei... Oh, basta! Tu, Galileo, figlio di Vincenzo e di Galilei, ma... non ce l'aveva una madre questo? Ma sì che ce l'aveva, ma non si dice. E procedi, e date una mossa. Va bene. Tu, Galileo, figlio di tua madre e di tuo padre, eccetera, eccetera, sei dichiarato colpevole di eresia e condannato al rogo. Ma no, quella è la sentenza di Giordano Bruno, quella vecchia, sta a confondere tutto. Hai ragione, aspetta, ti voglio
eccetera, eccetera. Sei fortemente sospettato d'eresia per aver detto che la Terra è al centro dell'universo. Al contrario, lui ha detto che il Sole è al centro. Sì, sì, che il Sole è al centro dell'universo e la Terra si muove. E insomma, tutto quello di qui sopra. Se vuoi essere assolto, devi abbiurare le tue idee, fare penitenza per 3 lunghi anni e non dire più in giro le corbellerie che hai detto. Capito? Quindi non finisco vestito come Giordano Bruno? Ma no, no, ma te l'ho pure detto! Te l'ha detto? Sì, te l'ha detto, pure tu, davvero, De Corcio. Ah. Forza, fai sta abbiura, che stasera c'è la partita da magica. Grazie, Roma, che ci fai anche la caccia. Insomma, ma... Grazie, Roma. Un capitano, c'è solo un capitano, un capitano. Se può, ma come se può? Silenzio, silenzio. Dunque, tu, Galileo, leggi questa rinuncia formale a tutte le tue idee. Sì, sì, leggo tutto quello che volete. Io, Galileo, figlio di Vincenzo Galileo di Firenze, veramente, sono nato a Pisa, ma fa lo stesso. Dagli 70, abiuro, maledico e detesto. No, no, non fare, fermo! E voi chi siete? Chi siete? Chi mi ha fatto entrare? Vero, chi siete? Che volete da me? Galileo, non abiurare, non rinnegare le tue idee. Tu hai ragione. Dopo di te, le tue teorie verranno confermate. La Chiesa spentirà pure. Sì, anche se ci vorranno 400 anni. Ma voi come fate a sapere tutto questo? Chi siete? Da dove venite? C'è con la Lucca, un piacere conoscerla. Beh, Lucchese, andiamo bene. Oh, ma che... detto da un pisano, senti chi parla. Meglio un matto casa o pisano all'uscio. E si sta contenti? Beh, detto da Lucchese, faccino corto. Io ma trovato questo, io lo lascio pure. Ma la smettete! Sempre affari provinciali, dateci un taglio. Abbiamo un compito ben più importante. Ma come vi permettete di interrompere questo santo tribunale? Verrete condannati di eresia anche voi, pentitevi. Ma ci faccia il piacere. Noi abbiamo le prove, guardi. Che figata. Siamo 11. Ti avevo detto, amico mio, di non comprare nulla fatto nel Catai. Ma che ne sapevo? E comunque questa cosa non ci interessa, è una diavoleria. Va de retro, Satana. Niente potrà confutare le sacre dottrine. Non solo la Bibbia, ma anche gli antichi e saggi greci confermano che la Terra è il mondo. No, 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 non è vero! Non tutti la pensavano come Tolomeo. Oh, finalmente siete arrivati. Pensavamo che fosse perso nel passato. Sì, ragazzi, abbiamo portato dal passato 2 illustri sapienti che confermavano che la Terra girava intorno al Sole. Entrate e presentatevi. I mori sono sono sanno. I mi batte, avevano Alexander e gli... Ma questi parlano in greco, Aristarco e Ipazia, se ho compreso bene. Però il mio greco è un po' arrugginito, non credo di capire tutto. Sì, sono proprio loro. E non vi preoccupate, vi aiuteremo noi a tradurre. Δεν είμαι σίγουρος πως βρέθηκα εδώ, αλλά χαίρομαι που βλέπω πως οι ιδέες μου δεν έχουν ξεχαστεί στους αιώνες. Non so come sono arrivato qui, ma sono felice di sapere che le mie idee non sono state dimenticate nei secoli. Ακριβώς, άξιο ότι μ' αρέσει και συμφωνώ. Αλλά βλέπω ότι ακόμη και μετά από 1000 χρόνια υπάρχει ακόμη μια αλλοδοξία και αλλοζόνια της εξουσίας. Εγώ θα ρισκάρω τη ζωή μου και το φανατισμό των πρώτων χριστιανών. Και δεν θέλω αυτός ο άνθρωπος, ο Γαλιλαίος, να έχει την ίδια μοίρα. Esatto, e signor Aristarco. Sono d'accordo. Ma vedo che anche dopo 1000 anni esiste ancora l'arroganza e l'intolleranza del potere. Io ho rischiato la vita per il fanatismo dei primi cristiani e non voglio che quest'uomo, Galileo, abbia la stessa sorte. Sì, davvero. Non lo permetteremo. Questo è davvero troppo! Blasfemi! Eretici! Apostati! Guardie! Guardie! Portate via questi impostori! Thank you.
da me. Lasciatemi stare, lasciatemi negare tutto quello che voglio. A quest'ora sarei a casa mia, tranquillo, sul divano, non in questo tuburio, dietro le sbarre. Oh, solito pisano e si lamenta, te, un lavorone. Ma alzati in piedi e grida le tue verità, difendi la tua innocenza! Ma cosa servirà? A cosa? Loro non capiranno mai! Loro non cambieranno mai! Io voglio solo passare il resto della mia vecchiaia in tranquillità, non voglio finire come i pazzi. Poveretta! A proposito, dove è finita lei? È pure Aristarco, erano quasi caruccio insieme. Se lei e lei l'hanno riportati nel passato e non sono ancora tornati. Loro hanno l'orologio. E se si perdono tra una dimensione e l'altra, noi rimarremo qui a marcire e magari finiremo anche arsiti sul rogo. Oh, Maremma Cignala, vincere l'altra! Tutta la mente toccherà a me! Ma che dia sta succedendo? Ma è davvero qualcosa di incredibile. Come avete fatto? No. Scienza o magia? A dire il vero non lo sappiamo nemmeno noi. Nessuna delle due. È solo una grande sfiga. Vedo che l'umore di Gaia non è cambiato per nulla, fratello. Per nulla. Guarda, la prossima volta la giratina con l'orologio la faccio io. A proposito, non avete mai finito? La chiedilo a lei. Beh, mentre eravamo nel passato, volevamo visitare la Torre di Babele, vedere l'uccisione di Giulio Cesare, incontrare Cristoforo Colombo. E poi? Basta! Mi era venuto mal tanto! Anzi, metti macchina del tempo, l'ho portata qui, giusto in tempo, se no vi avrò portati tutti a Roma! Appunto, proprio quello che dicevo. Vi ho odiato io. Adesso torniamo subito a casa, nel nostro tempo. No, e con Calino come facciamo? Cioè, vabbè che pisano, tra poveri, possiamo lasciarlo lì. Ma quale bruciare? Io ritorno di là e vi devo tutto. E per favore, togliete il ritorno. Tornate da dove siete venuti. Su via, Galileo. Che diciamocelo, vieni con noi, Poi farsi le giratine nel tempo non è così male. No, smettila, hai sentito cosa ha detto? Smettila. Io sono dalla parte di Gaia, lasci. Non possiamo cambiare l'ordine delle cose! Ma lasciate che bello viva in pace i suoi ultimi giorni di vita! Ma non possiamo lasciarlo qui, tutto quello che abbiamo fatto! Eh sì, qua ci siamo fatti tutto questo giro per niente! Ma mi immagino che questi giri non si fanno! No, però io, noi lo dobbiamo portare, che lei... State pure seduti, grazie. Sono qui per darvi una notizia molto importante, che temo non vi farà piacere. La nostra carissima professoressa Papaluca ha ricevuto un importante incarico al Ministero e purtroppo dovrà andare via. No! Oggi è il suo primo giorno in questa scuola. Ma no, perché mi ha accettato proprio? Ragazzi, silenzio. La professoressa è venuta a salutarvi. Diamole modo di parlare. Carissimi ragazzi, mi dispiace davvero tantissimo darvi questa notizia. Sono sì felice per il nuovo incarico che avrò, ma anche molto dispiaciuta di lasciare voi e questa scuola indietro, che tante soddisfazioni mi ha dato. Quanta gioia, quanti ricordi mi porto dentro. C'è chi ha sempre studiato e chi lo ha fatto di meno, chi rigava dritto e chi girava in tondo. E poi c'era qualcuno che era proprio da tutt'altra parte, proprio in un'altra dimensione. Però devo dire che vado via proprio contenta, specialmente dopo l'ultima ricerca che avete fatto, quella su Galileo Galilei e la rivoluzione scientifica. Ragazzi, vi siete superati! Ma come facevate a conoscere tutti quei dettagli? Veramente, bravissimi! Ragazzi, sono molto orgoglioso di voi e ovviamente anche di lei, cara professoressa. Ci mancherà la sua professionalità e umanità. Grazie ragazzi, arrivederci. Ragazzi, vi prego di sedervi e di ascoltarmi. Un capitolo si chiude, ma un altro se ne apre. Un nuovo professore sostituirà la Papaluca.
è molto preparato e professionale, ma anche davvero molto serio, come non se ne vedeva da tempo, da molto tempo. Vado subito a chiamarlo. Voi, oh, mi raccomando, accoglietelo nel migliore dei modi. Buongiorno e a presto. Mi raccomando ancora. Sì, sì, accogliamo questo. Sì, sì, nel migliore dei modi. Oh, poi, state in campana! Forse avete l'ora che qualcuno è arrivato in orbita! Oh, ma smettila, è rotto! Oh, dovrà essere sposato finora, con la propria paruca. Ma ora vedrete, si cambierà proprio aria. Anzi, tutto un altro mondo! Ma che sta per dire? Ma salutela! Ma voi conoscete il nuovo professore? Beh, speriamo che non mi mandi da Catania. Beh, in un certo senso lo conosciamo, beh, lo conoscete anche voi, signore. Buongiorno, prof. Dal rinascimento, dall'oltretomba, ma dove ti viene? Ragazzi, sono molto lieto di essere qui con voi. Noi no. Ho accettato molto volentieri la proposta di insegnare in questa scuola. Finalmente potrò insegnare liberamente e senza il rischio di andare al fresco o di essere bruciato. Sì, però vuole dire che le precedenti esperienze hanno un po' toccato nel profumo. Cercate di essere rispettosi nei suoi confronti, per favore. Cari ragazzi miei, se solo sapeste quante peripezie ho passato, ho viaggiato più io per spazio e tempo che la Terra e tutti i pianeti intorno al Sole. Ma perché? Chi l'ha detto che il Sole sta fermo? Per caso conosciamo di Galileo? Io non ci credo. Io ogni giorno lo vedo che si sposta, sorge e tramonta. Anzi, sai che vi dico? Sì. Secondo me la Terra è anche piatta. E insomma, se fai stare alle modelle di divisione! E forse vuoi bruciare, vuoi mandare al robot, mandare al robot tutti anche ora? Sì. Magari, però alla fine anche Galileo si è rimasto tutto netto. Ha detto che la Terra sta ferma. Sì. Eh sì. Eppur! Sì! Muove! Concetta, De Luca Bossa, Salvatore Viaggio, Luana Castellani, Imma Esposito, tutti i docenti coinvolti in questo straordinario spettacolo di chiusura. Io do i fiori a tutti voi. Benissimi, bellissimi, tutti denti. Meglio per la fotografia. Andiamo, no. Aspetta qualcosa. Imma Esposito. Ah, ecco, perfetto. Bravissimi.
Allora, vorrei ringraziare tutti coloro, considerate che da giorno, e qui ho bisogno della traduzione, da giorno 10 ad oggi ci sono stati 16 spettacoli teatrali dal tema scientifico. Quindi questa era l'idea, portare la scienza in scena. Ci siete riusciti in maniera egregia, veramente complimenti a tutti i docenti, gli studenti e tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e i genitori che hanno sostenuto e realizzato insieme ai loro figli questo meraviglioso progetto di scuola. Quindi grazie veramente immensamente. Ευχαριστούμε πολύ. Από τις 10 του Μαΐου μέχρι σήμερα παρουσιάστηκαν 16 θεατρικά έργα που είχαν θέμα ακριβώς την επιστήμη και καταφέραμε, χάρη στην βοήθεια όλων μας, από πρώτα τους μαθητές, τους καθηγητές, τους γονείς τους και όλους τους συντελεστές αυτούς που βοήθησαν, τους τεχνικούς μας εδώ το θέατρο, όλοι όσοι βοήθησαν, για να είμαστε πια πάρα πολύ χαρούμενοι και περήφανοι, ακριβώς γιατί καταφέραμε μέσα σε ένα μικρό διάστημα τελευταίο, γιατί ξέρουμε πως έγιναν όλα με πολύ κόπο, να φέρουμε τις επιστήμες επί σκηνής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους που το υποστήριξαν. Ευχαριστούμε πολύ. A gran voce ringraziamo anche Salvatore Viaggio, che è scomparso, non si è volatilizzato. Dov'è Salvatore Viaggio della nostra scuola? Perché ritorniamo qui e tutti coloro che oggi hanno recitato e i docenti impegnati, una mega foto di questo mega gruppo, così rimane alla storia della nostra Λοιπόν, με λίγη σειρά τέλος πάντων, ας έρθουν όλα τα παιδιά να βγάλουμε και τη μία τελική φωτογραφία όλοι μαζί πάνω επί σκηνής, μαζί και τους καθηγητές τους και όλους όσοι πήραν μέρος στην οργάνωση. Με μία σειρά όλοι όσοι έπαιξαν και ήτανε. Adesso che abbiamo concluso, un ringraziamento specialissimo ai nostri tecnici Teodoro, a Vasilis e alla signora Kiria Caterina, che dietro le quinte ci ha sostenuto in ogni fase. Grazie mille al fotografo che è stato con noi per 3 giorni e a tutti i tecnici che ci hanno aiutato in questi giorni. Ευχαριστούμε όλους και του θεάτρου, το επαναλάβαμε, ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, όλοι οι συντελεστές από τα θεατρικά έργα, σας παρακαλούμε επί σκηνής, κρατώντας λίγο τα μέτρα, μπροστά, καθισμένοι, λίγο πιο ψηλή, πιο πίσω, καθίστε και μπροστά για να καταφέρει ο φωτογράφος και η κάμερα να μας πάρουν. Di riso e canna di bambù. Capitani coraggiosi, furbi contrabbandieri macedoni. Come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming.